Buon mercoledì 25 settembre. La liturgia di oggi ci dona una parola che ci invita all'essenzialità e alla frugalità, all'ascolto e al costituirci testimoni in un pellegrinaggio costante in questa nostra madre terra. Senza desideri di possedere, senza fare proselitismo, senza colonialismi culturali o religiosi che siano. Siamo semplicemente chiamati ad ascoltare una parola, la parola con la P maiuscola, non il nostro chiacchiericcio. Le nostre teorie, più o meno fondate e molto spesso effimere, siamo chiamati ad ascoltare la parola. Ma veniamo dalla prima lettura, dal libro dei profeti. Ogni parola di Dio è purificata nel fuoco, è pura, purificata nel fuoco. Egli è scudo per chi in lui si rifugia. Lì vi è l'autentica sicurezza. Rifugiarsi attraverso l'ascolto obbediente della parola che ci rassicura, che ci ama profondamente. Non aggiungere nulla alle sue parole perché non ti riprenda e tu sia trovato bugiardo. Io ti domando due cose. Vedete, questa sottolineatura di un ascolto che non deve essere poi luogo di manipolazione, aggiungendo nostre interpretazioni più o meno bizzarre e più delle volte sottolineate da un desiderio di proselitismo e di dominio. Ebbene, se noi ascoltiamo semplicemente, facciamo vibrare in noi la potenza di quella parola, sicuramente saremo autenticamente rassicurati e troveremo opportunità di liberazione. Non negarmele prima che io muoia. Queste parole, tieni lontano da me falsità e menzogna. È un'invocazione a ricevere il dono che quella parola di salvezza porta in sé, per liberarci dalla tendenza che appartiene anche al dono della ragione che abbiamo ricevuto e che dobbiamo esercitare con discernimento, evitando appunto la tentazione della falsità e della menzogna. Non darmi né povertà né ricchezza. E qui c'è l'essenza stessa della frugalità, non immiserimento, impoverimento, arricchimento, no, semplicemente una sobrietà nel vivere e percorrere le strade di questo nostro cammino. In questo frangente storico, come in ogni frangente storico, ognuno è chiamato a vivere nella condivisione, non nell'arricchimento e che poi ha come sua conseguenza l'impoverimento del prossimo, ma anche del proprio. Ma fammi avere il mio pezzo di pane, l'essenzialità, che poi troveremo anche nel brano del Vangelo di oggi. Pezzo di pane. Fammi avere semplicemente il pezzo di pane perché una volta sazio io non ti rinneghi e dica chi è il Signore? Quanto rinnegamento c'è nella nostra contingenza storica? Non ci accontentiamo di vivere nella essenzialità che è sicuramente il tratto più rassicurante per una vita autenticamente gioiosa e serena. Oppure, ridotto all'indigenza, non rubi e abusi del nome del mio Dio. Dunque, l'invocazione è quella di trovare il pane che è l'essenzialità della dignità della vita su questo nostro pianeta. Ma l'invocazione riguarda anche a non essere posti nella condizione di impoverimento, altrimenti la tentazione simbolicamente rappresentata dal rubare, di espropriare il prossimo è molto forte.
E qua poi c'è l'ultimo aspetto, abusare del nome del mio Dio. E qui ci riporta a una contingenza che riguarda l'integralismo religioso. Non si abusi del nome del mio Signore, si accoglia semplicemente la sua parola senza altro aggiungere, ma procedendo con passo leggero lungo i villaggi, le strade di questo nostro pianeta, testimoniando la bellezza e la gioia della essenzialità e della frugalità. So che è molto difficile per ciascuno di noi perché tutti siamo immersi in una cultura consumistica. Dal Vangelo secondo Luca, in quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie, da forza e potere. E li mandò ad annunciare il regno di Dio, vedete, da forza e potere, per guarire, per liberare, non per dominare, per possedere, per annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Tutto questo, nient'altro. Il prendersi cura e annunciare la parola di Dio che, come ci ricorda il libro dei Proverbi, è piena in se stessa, piena di gioia, di misericordia, di benevolenza. Non è necessario aggiungere altro. Disse loro: non prenderete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro. E non portatevi due tuniche. In qualunque cosa entra, in qualunque casa entrate, rimanete là e di là poi ripartite. Frugalità, essenzialità e cammino. Non siamo chiamati a colonizzare, costruire in luoghi lontani dai nostri qualcosa che alluda a una stanzialità. State lì, testimoniate e partite. La nostra esistenza diventa pertanto testimonianza di cammino nella frugalità. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vestiti, dai vostri piedi, come testimonianza contro di loro. Vedete, non è un contro armato. È un contro che coincide con un semplice scuotimento della polvere dai piedi. E non è neppure un invito a insistere, a colonizzare, a fare proselitismo. Esattamente il contrario di quello che noi esseri umani tendiamo a fare. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni. Annunciare la buona notizia e prendersi cura con senso di responsabilità da una parte e con testimonianza di frugalità dall'altra, prendersi cura del creato, che è la nostra responsabilità. Noi non siamo chiamati a essere proprietari e dominatori del creato. Siamo chiamati a essere pellegrini, i quali si predispongono a essere custodi del creato. La salvaguardia del creato dovrebbe essere l'essenza della nostra esistenza, ma questa essenza si può concretizzare solo nella disponibilità, all'ascolto obbediente della parola e alla testimonianza di uno stile di vita autenticamente sobrio, essenziale e frugale. Buona giornata a tutte e a tutti.